Buongiorno, per chi non avesse visto i video precedenti, sono Mirko Leonardi, Pro Staff del team Medcat Italia. Oggi parliamo un po' dei prodotti in generale, cercherò di darvi una breve spiegazione di alcuni dei tanti prodotti che dispone l'azienda. Allora, partiamo da una cosa generica, tipo le ancorette. Queste qui sono la misura 1.0 delle triple 6X, che sono ancorette rivestite con il rivestimento a statiche in modo tale da limitare al minimo la presenza di ferro e evitare il rilevamento di campi magnetici del pesce. Poi passiamo agli ami. Anche questi abbiamo diverse forme. Questi ami sono anche loro rivestiti con il rivestimento a statiche, sempre per il fatto per evitare di far rilevare il metallo al pesce. E per dire, i Jigox sono uno degli ami che io personalmente uso di più per fare sia montature singole da doppio amo singolo o ama ancoretta. Poi passiamo fili da terminali. Abbiamo il classico power leader, che è questo qua. Il power leader che è da 100 kg o 130 kg. Poi si passa al cat cable che è da 160 kg, è un trecciato super resistente formato dall'intrecciatura di 16 capi. Poi molte volte io faccio i terminali o direttamente tutti in ultra soft monoleader da 130 mm, cioè 1,3 mm, oppure uso anche il 100. Questo perché, essendo un filo molto morbido, quindi riesci a fare nodi perfetti, ma ha la sua caratteristica che è sia morbido, ma riesce a rimanere molto stabile in quel punto. Quindi facendo una montatura ti rimane molto tesa, non ti si aggroviglia sott'acqua. E io li uso per fare i terminali mix, come quello che ho fatto nel primo video per la brake line, un mix di monoleader e trecciato, in modo tale da avere la rigidità del monoleader e la morbidezza del trecciato per far muovere l'esca. Poi ci stanno diversi tipi di galleggianti sommersi. Per dire, partiamo da quelli lì utilizzati soprattutto per acque con più di corrente. Come potete vedere, hanno delle piccole alette che fanno da turbina. Ci sta il modello classico, che è solo galleggiante, e il modello con all'interno i rattles, in modo tale che questo qui ti aiuta a tenere l'esca bella stesa sul fondo, bella tesa in corrente, ma a suo tempo gira creando attrazione. Poi, dopo passiamo a galleggianti sempre sommersi per acque anche un po' più ferme, ma senza rattles. Ci sono sia i classici in balsa che quelli autoregolabili, che sono questi modelli qua, che hanno dei tappini che tu puoi fare entrare acqua, più o meno acqua a seconda del livello che ci metti, ti cambia la grammatura di galleggiamento. Poi, una volta passate queste qui, ci sono anche, per dire, oggetti che si utilizzano molto, per dire, le forbici, forbici molto molto taglienti, puoi tagliare qualsiasi tipo di filo di trecciato senza dover tenerlo in tensione, con un semplice taglio si taglia immediatamente. Poi abbiamo anche le pinze da grippatura per chi vuole fare i terminali in monoleader usando le grip, per evitare di fare i nodi ovviamente. Poi abbiamo girelle di diverse misure, da 180 kg, 100 kg, 130 kg, e con cuscinetto all'interno o senza cuscinetto. Poi ci stanno girelle con moschettone, un moschettone particolare che ha la clip che deve passare dentro un anellino e riagganciare sul ferretto opposto, in modo tale da limitare al minimo la possibilità che si aprono. Poi molti ne sono pro e molti contro sui propeller, rattles. Sono delle
delle palline di ferro all'interno di questi astuccetti di plastica che si mettono sul terminale e sono messi in posizione che sott'acqua con un minimo di corrente girano e creano vibrazioni che attirano il siluro. Ovviamente non possono mancare tubicini in silicone per ricoprire i nodi, per evitare al minimo, ridurre al minimo l'abrasione dei nostri nodi nel morso del siluro, tra i denti del siluro o quando, nello sfregamento su rocce, legnaie sommerse. Poi da qui passiamo a fili per i mulinelli. Facciamo sia la versione 270 metri o le versioni da 675 metri di 0,60, 900 metri di 0,50 se non sbaglio, la 1250 metri di 0,45. Questa, essendo una confezione, si può chiamare formato famiglia, in modo tale che tu con una bobina puoi rivestire con un 0,60 due mulinelli, o se vai scendi a 0,50 0,45 fino a tre mulinelli o più. Questo perché ovviamente ha un prezzo ridotto, più la bobina è grossa e più il prezzo è ridotto, quindi hai anche un risparmio economico. Poi per chi è alle prime armi, che non ha anche o se no il tempo di realizzare le montature, realizziamo già montature pronte. Per dire, questa qui è una montatura, per dire, sviluppata per vermi o esche morte, che ha due ami singoli, dei galleggianti riposti sopra gli ami in modo tale che ti tengono sospesa l'esca, e qui è stato inserito un galleggiante propeller che con le ventole sott'acqua ruoterà e creerà attrazione per il siluro, perché all'interno ha i rattles. Poi ovviamente nelle giornate più fredde, tipo oggi che sta nevicando, non possiamo fare a meno della Thermo Mug, la tazza termica di casa Medcat. Poi ci sono le aggiusta Boy Float, che sono delle boette galleggianti fluorescenti in modo tale che di notte riesce a intercettarle, più hanno una fascia catalifrangente che basta con un minimo di luce che si riesce a vedere. Queste sono per la pesca breakline, che ti dà la possibilità di ribreccare sempre sullo stesso punto anche dopo la prima mangiata. Tu ritorni lì, hai sempre la misura giusta, quando trovi il punto dove di passaggio del siluro sei sicuro che con questa riposizioni l'esca sempre su quel punto. Ovviamente ha un filo per regolare la distanza e un occhiello dove tu farai girare tre volte e fai scorrere questa pallina in gomma che è tipo da stop. Poi facciamo una piccola spiegazione dei clone taser, dei silent taser, dei propeller taser. Sono delle esche create per la pesca in verticale, ma soprattutto per la pesca a clonk. Questo è il Silent Taser, che è stato creato con una testa piombata e un disco di gomma per evitare di creare fastidio o per insidiare quei siluri più sospettosi che già da anni sentono il rumore delle perline dei classici clone taser che ormai sono in circolazione da anni. Quindi parecchi si sono iniziati a insospettire, e in questo modo abbiamo cercato di trovare una soluzione per non dargli sospetto. Quindi questo disco in gomma, nel movimento up and down, si va a creare una turbolenza che il siluro la intercetta come un pesce foraggio che sta scappando avanti a lui. Stessa cosa i propeller taser. Questi non hanno il dischetto, ma hanno direttamente un propeller che è formato da quattro ventoline, quattro palette che nel movimento up and down ruotano e ti creano sempre questo flusso di movimento sott'acqua, queste turbulenze che anche lì le associano a un pesce foraggio che è in fuga. Scusate per la velocità, ragazzi, ma stiamo cercando di spiegare il più possibile nel
minor tempo possibile. Stessa cosa, passiamo ai cucchiaini. Sono stati realizzati i Rattling Spoon, che sono cucchiaini ondulanti, ma con all'interno anche qui un propeller con dei rattles, che quindi durante il recupero, oltre all'ondulazione del cucchiaino, ci sarà questo propeller che sarà in continuo movimento e i rattles saranno in continuo attrazione per il siluro. Poi ci sono anche altri modelli, il Turbine Spoon e il Twin Turbine Spoon. Questo cosa vuol dire? Questo ha un corpo formato da un unico pezzo metallico, quest'altro invece ha un doppio corpo metallico, uno avanti all'altro, uno intero e uno forato, in modo tale che si muovono tra di loro creando vibrazioni e rumori che tendono ad attirare il pesce. Sono stati fatti anche cucchiaini dai classici Big Blade Spin ai Screaming Spinner, che questi qui sono stati realizzati anche questi tutti con il rivestimento a statiche per ridurre al minimo la quantità di ferro rilevata dal siluro, ma hanno dei filamenti gommati per creargli un po' di movimento, come per dire quando nella pesca a clonk nel terminale classico ci si mettono i vermi o i calamari. E questo qui anche ha una turbina con all'interno i rattles, oltre al cucchiaio che ovviamente girerà durante il recupero. Questi invece sono i classici Big Blade Spinner con dei pennazzi sulla base per coprire l'ancoretta e una paletta più grande rispetto ai Screaming Spinner, che ti permette di tenere sollevata durante il recupero il cucchiaino, e con la rotazione di questa paletta più grande ti evita molto l'intrigo negli ostacoli. Poi, come ultima cosa, parliamo dei Tig Depths e i Cat Diver. Questo è un crack bite con un movimento molto fiancheggiante e anch'esso con all'interno i rattles. Quest'altro invece, anzi questo qui, arriva a una profondità di 5 metri. Poi c'è la versione quella superficiale con una paletta molto ridotta e arriva massimo a 1 metro di profondità. Quello lì per usare in situazioni con forti piene che devi insidiare il siluro all'incirca dal pelo d'acqua, il primo metro di profondità. Questi invece sono i Cat Diver, che sono esche tipo jerk bite di 35 grammi e 110 mm. Anche questi qui hanno una profondità di nuoto circa di 4 metri e mezzo e sono molto utilizzati all'incirca dopo la prima forte passata di piena, quando inizia a essere in calo, che il pesce piano piano tende a riscendere a mezz'acqua. Quelli sono ottimi per affrontare queste situazioni. Poi la nuova mimetica Mercat, testa in pile e schienale in cordura intrecciata. Questa mimetica è un'edizione specifica di Mercat, realizzata con il disegno, se potete notare, di siluri, carassi, carpe intricati dentro alla mimetica. Poi, come potete vedere, ci sta la nassa galleggiante per la detenzione delle esche. Questa con una testa galleggiante chiusa con una zip circolare, in modo tale da non dover aprire e chiudere i laccetti, ma hai una semplice zip molto facile da utilizzare. E la cosa più importante è che è realizzata con una rete completamente gommata, in modo tale da evitare al minimo che le nostre esche si vadano a rovinare strusciando sulle fibre della rete. Poi ovviamente passiamo a canne, che ci sono, per dire, come la versione per la pesca a clonk, sono state realizzate canne inline per ridurre al minimo la possibilità di aggrovigliare il filo negli anelli durante la ferrata e il combattimento del pesce. Queste sono realizzate con un anello all'inizio della canna e un anello in punta, in modo tale che il filo passa all'interno e ti lavora
in un'azione molto parabolica, ma con una riserva di forza che ti aiuta a combattere i pesci più grandi dalla barca. Questa è la Inline LFC 2010, versione white, che è la fascia più alta. Poi passiamo invece alla Green Line, che è sempre una canna inline, ma versione un po' più abbordabile a tutti quanti, anche alle prime armi. Sempre un inline 2010, con placca Fuji, con un carbonio molto morbido, ma anch'esso con una riserva di forza molto elevata, per darti sempre la possibilità di combattere sia il pesce più piccolo, ma anche quello più grande. Poi passiamo a canne da Breakline. Come potete vedere, abbiamo preso una linea Green, quindi linea intermedia dell'azienda. Questa è una canna rapporto qualità-prezzo eccezionale, perché hai una resistenza elevatissima, ma a un prezzo molto abbordabile a tutti quanti. Canna realizzata con placca super resistente Medcat, con carbonio 24TC e con anelli SEA Guid. Questa canna è la versione 320, 150-300 grammi, che è adatta a quasi tutte le situazioni di Breakline. Una canna ovviamente lunga così è specifica e soprattutto più adatta per breccate a lunga distanza, ma anche per pescare, per chi inizia le prime armi e non ha un gommone a disposizione, per pescare a lancio da riva, avendo una grande quantità di potenza di lancio, quindi ti permette di pescare a lancio a fondo o con una boa a lancio, ma ti dà la possibilità di, essendo lunga, non aggrovigliarti su ostacoli che hai vicino riva, o di portare il filo parecchio sollevato dal livello dell'acqua quando brechi a lunghe distanze, quindi non rischi che il filo ti tocca l'acqua e ti raccoglie immondizia.